Noi crediamo che pochi dei fenomeni fisici autentici siano causati da spiriti umani disincarnati. Tuttavia, anche quelli che sono prodotti da forze occulte della natura attraverso non molti medium genuini e sono coscientemente impiegati dai cosiddetti giocolieri dell'India e dell'Egitto, Meritano un'attenta e seria investigazione da parte della scienza, specialmente adesso che numerose autorità rispettate hanno attestato che in molti casi l'ipotesi della frode non regge. Senza dubbio, vi sono prestigiatori professionisti capaci di operare trucchi più astuti di quelli di tutti i John King americani e inglesi messi insieme. Robert Houdin indiscutibilmente poteva farlo, ma questo non gli impedì di ridere in faccia agli accademici, quando essi volevano che affermasse sui giornali di poter far muovere un tavolo e fargli dare risposte con picchi senza contatto di mani e senza che il tavolo fosse preparato. Il solo fatto che oggi un noto prestigiatore di Londra ha rifiutato una sfida di mille sterline offertagli da Algernon Joy a produrre manifestazioni come quelle solitamente ottenute da Medium, a meno di essere lasciato senza legami e non controllato dalle mani di un comitato, smentisce l'accusa da lui lanciata contro i fenomeni occulti. Per quanto possa essere astuto, lo sfidiamo a riprodurre nelle stesse condizioni i trucchi esibiti da un comune giocoliere indiano. Per esempio, il luogo deve essere scelto dagli investigatori al momento dell'esibizione e il presigiatore non deve sapere nulla della scelta. L'esperimento deve essere compiuto in pieno giorno e senza la minima preparazione. Senza alcun complice eccetto un fanciullo completamente nudo e il prestigiatore seminudo. Dopodiché sceglieremo tre giochi fra i più comuni eseguiti da questi giocolieri pubblici e che furono recentemente presentati ad alcuni gentiluomini appartenenti al seguito del Principe di Galles. Il primo, Trasformazione di una rupia. Strettamente tenuta nella mano di uno scettico, in un cobra vivo il cui morso sarebbe fatale, come potrebbe essere dimostrato dall'esame dei suoi denti. Il secondo, fare che un seme scelto a caso dagli spettatori e piantato nel primo vaso che capita, fornito dallo stesso scettico, cresca, maturi e rechi frutti in meno di un quarto d'ora. Terzo, stendersi su tre spade fissate verticalmente a terra con la punta in alto. Togliere una spada, poi un'altra e dopo un intervallo di pochi secondi la terza, rimanendo infine straiato sul nulla, ovvero nell'aria, miracolosamente sospeso a circa un metro da terra. Quando un prestigiatore, cominciando da Robert Tudan e finendo con l'ultimo illusionista che si fa propaganda gratuita attaccando lo spiritismo, farà lo stesso? Allora, ma solo allora, ci indurremo a credere che il genere umano sia evoluto dall'alluce dell'oro dell'Eucene, come vuole Axley. Torniamo ad affermare in piena fiducia che non esiste un mago professionista del nord, del sud o dell'occidente capace di competere con il minimo successo con questi ignoranti e seminudi figli dell'Oriente. Essi non hanno bisogno di sale egiziane per le loro esibizioni né di preparativi o prove, ma sono sempre pronti ad evocare il loro aiuto ad un cenno. I poteri nascosti della natura che per i prestigiatori europei, come per gli scienziati, sono un libro chiuso. In realtà, come dice Eliu, i grandi uomini non sono sempre saggi né i vecchi giudiziosi. Per ripetere l'affermazione del pastore inglese, dottor Harry Moore, possiamo dire che Invero, se il genere umano avesse qualche modestia, le storie della Bibbia potrebbero abbondantemente assicurare gli uomini dell'esistenza degli angeli e degli spiriti. Lo stesso uomo eminente aggiunse: Considero come uno speciale segno della provvidenza il fatto che. Recenti esempi di apparizioni possano risvegliare le nostre menti intorpidite ed in letargo, con l'assicurazione che vi sono altri esseri intelligenti oltre quelli che sono rivestiti dalla pesante creta terrena, perché questa prova, mostrando che esistono spiriti malvagi, apre necessariamente la porta alla credenza che ve ne siano anche di buoni e, in definitiva, che vi è un Dio. L'esempio citato porta in sé una morale non solo per gli scienziati, ma anche per i teologi. Uomini che si sono fatta una reputazione sul pulpito o sulla cattedra mostrano continuamente al loro pubblico di conoscere così poco la psicologia da essere raggirati dal primo plausibile intrigante che incontrino esponendosi così al ridicolo dinanzi al serio studioso. La pubblica opinione a questo riguardo è stata manipolata da ciarlatani e da sedicenti scienziati indegni di alcuna considerazione. Lo sviluppo della scienza psicologica è stato ritardato molto più dal ridicolo di questi uomini pretenziosi che dalle difficoltà inerenti al suo studio. Il vuoto riso di questi bambocci scientifici o dei folli alla moda ha fatto di più per mantenere gli uomini nell'ignoranza dei loro superiori poteri psichici, che con le oscurità, gli ostacoli e i pericoli che si raccolgono intorno all'argomento. Questo è specialmente il caso dei fenomeni spiritici che la loro investigazione sia per lo più affidata degli incapaci, è dovuto al fatto che gli uomini di scienza, che avrebbero potuto e dovuto studiarli, sono stati impauriti dalle pretese denunce, dalle facezie sarcastiche e dall'impertinente clamore di coloro che non sono degni di allacciar loro nemmeno le scarpe. Vi sono codardi morali anche sulle cattedre universitarie. La vitalità inerte nello spiritismo moderno è dimostrata dal suo sopravvivere al disprezzo del corpo accademico e alle rumorose vanterie dei suoi detrattori. Cominciando con gli sdegnosi soghigni dei patriarchi della scienza come Faraday e Brewster. E finendo con l'esploit professionale di un tale di Londra che imitò con successo i fenomeni, troviamo che essi non ci hanno fornito un solo argomento solido contro la realtà delle manifestazioni spiritiche. La mia teoria è, dice quel tale nel suo recente preteso esploit, che il signor Williams si è truccato lui stesso per personificare John King e Peter e nessuno può provare il contrario. Dunque appare evidente che nonostante la baldanza dell'affermazione si tratta in definitiva di una sola teoria e gli spiritisti possono ritorcere l'accusa sull'accusatore chiedendogli di dimostrare che è così.